Buongiorno Sinsauri, eccoci ritrovati sul nostro canale per fare un video dove non si corre ma si parla di quelle due o tre cosucce carine che rendono il nostro simulatore un po' più figo del solito. Quindi dash, strumentazioni aggiuntive oppure button box come questa, spero che la vediate bene, dove volendo posso dare corrente e accendere il motore della mia poderosa BMW oppure togliere corrente. Allora, io per fare tutto questo utilizzo un software. Innanzitutto, a cosa servono le button box? Non servono una bene amata minchia, non servono un cazzo, però fa figo, è inutile dire cazzo che bello poter accendere la macchina quando parto dal box, poter avere sul mio volante una dash dove ottengo le informazioni che voglio. Io adesso ho messo questa, ma potete metterne quante ne volete, potete mettere il simbolino per ogni macchina, se usate una Ferrari, una Porsche, una BMW, questo è quello standard, Lamborghini per esempio, potete fare un po' quel cazzo che volete, potete mettere una leaderboard, potete personalizzarvi il vostro cockpit come volete. Ora, cosa vi serve? Io ho fregato clamorosamente il tablet di mio figlio, che come vedete anche lui la passione dei motori, ma motori da costruire. Allora, se voi andate in Play Store e scrivete Sim Dash Board, ok, adesso mio figlio non sarà contento perché gli installo un software, ma glielo cancelleremo. Lo installiamo e nel frattempo andiamo un attimo qua. Voi andate nei miei video, ne prendete uno qualsiasi, ecco qua, andate nei miei video, vedete My Software Sim Dashboard, premete, andate in www.streeder.id.dsimdashboard, vi si aprirà questa pagina e installate quello che è, diciamo, chiamiamolo, scusate, nascondo la password, più che altro se la vede mio figlio, perché se la vedete voi non me ne frega niente, ma devo provare tutti i software che installa mio figlio sul tablet. Ok, adesso lo sta installando. Voi prendete l'applicazione, la installate sul vostro PC, automaticamente voi vi troverete qua quest'icona fatta a forma di tachimetro, che è, vediamo se la si vede, perché se no, non volevo chiudere assetto corsa competizione, se no, eccolo qua, perfetto. Ora lo vedete qua, quello che vedete qua è il Sim Dashboard Server. Voi non dovete far nulla con questo, lo lasciate qua dormiente. Quando vi ha installato Sim Dashboard, voi lo aprite vi farà una sorta di tutorial, voi selezionate la vostra piattaforma, che può essere, torniamo indietro, vedete, vale anche per Xbox, PS4, PS5, e iniziate la configurazione del PC, perché io ho scelto un PC, fate quella guidata, avanti, configura Wi-Fi, quindi se non avete il Wi-Fi in casa lo collegate direttamente col cavetto USB, se no configura Wi-Fi, avanti. Lui vi chiede che configurazione volete fare, voi fate pure l'automatica, che sarà molto più semplice. Vi troverà automaticamente il PC, se ne avete più di uno, selezionate il PC su cui avete installato Assetto Corsa, andate avanti. Io adesso purtroppo ho la porta chiusa, quindi ho il wifi un po' debole, se no questo vi fa un giro, ma dal momento in cui lui va su vuol dire che è collegato. Ho capito, avanti, ok, lo verifico e avanti, fine. Bene. Ora, doppio clic sul tablet,
impostazioni, schermo intero, sim dashboard. Ecco, andate a selezionare assetto corsa, competizione. Lui adesso, siccome l'ho appena installato, mi dà un sacco di notizie che a me non servono. Comunque, quando lo accendete, voi avete una pagina vuota. In questa pagina voi potete fare un po' quello che volete. Aggiungere delle widget vuol dire, premiamolo, vorrei sapere come posso togliere sto cazzo di tutorial. Vedete che qua avete nuovo design, ossia potete andarvi a inserire, oh che palle, pezzo per pezzo ciò che vi serve. Poi ve lo masturbate un po' e vedrete che potete inserire un po' tutto quello che volete. Ma molto più semplicemente, aggiungiamo nuovamente un nuovo widget, andate in community. Nella community, speriamo che il mio wifi qua funga abbastanza bene, ecco, vedete, avete già, non me lo dà come pro e lì mi girano le balle, perché io sarei come pro, ma nel senso, io l'ho pagata l'applicazione, 2-3 euro. Invece questo è l'account di mio figlio, quindi lui non l'ha pagata e non gliela compro affatto. Comunque, premete sulla lente e provate a scrivere button box, ricerca, vediamo cosa ci cerca e vediamo se ne troviamo una non pro, una, ne usiamo una qualsiasi, chi se ne frega. Sono tutte a pagamento qua, porca puzzola. Bene, voi che vi sarete comprati il software, cosa farete? Non farete altro che sceglierne una. Costa 2-3 euro ragazzi, ma ne vale la pena, perché una button box costa 150 euro. Io invece farò, creerò un nuovo design. Crea nuovo design. Cosa faccio? Allora, mi inserisco un pulsante virtuale, quindi un interruttore di emergenza, ok, e lo metto qua. Poi che palle, forse ho finito con sto tutorial. Poi aggiungo un nuovo widget e vado ad aggiungere un pulsante di start, ok, e gli metto qua. Come vedete, questo è la mia button box, la più semplice del mondo. Premo pennina, voglio aggiungere un'altra cosa, tipo aggiungi widget, sfondo, stile sfondo carbonio. Ok, e vedete che adesso è anche carbonizzata. Nel fare doppio clic vi sparisce l'icona sopra. Ora torniamo ad assetto corsa competizione. Come vedete non succede niente, ok? Allora andiamo a vedere i comandi di assetto corsa competizione. Opzioni, controlli, accensione, shift più i, avviamento s, ok, shift più i s, per cui, anzi possiamo farlo direttamente da qua, control, così ce lo ricordiamo. Allora, accensione, l'accensione è questa. Cosa facciamo? Doppio clic, penna, selezioniamo il controllo e schiacciamo questa tavolozza verde. Tasto modificatore, shift, tasto, i, ok, poi andiamo su start engine, engine, tavolozza, nessun tasto modificatore, tasto, s, ok. Adesso, come vedete, mi dice assetto corsa competizione PC in esecuzione. Vediamo se abbiamo fatto le cose giuste. Abbiamo acceso la macchina. L'abbiamo spenta. E la riaccendiamo. Togliamo corrente. Gira il motorino.
ma non si accende la macchina. Diamo corrente e accendiamo la macchina. Ok? Quindi, ricapitolando, doppio clic, pennetta, più, aggiungi widget. Funzionalità limitata, ok, ripristina design, vabbè. Allora, se non comprate la versione Pro, avete un numero massimo di widget da aggiungere, però vi ricordo che se voi premete i tre pallini che ci sono qua, aggiungete un design vuoto. Ah no, sempre solo uno, scusate, ma io vendo la versione Pro, quindi potete eliminare il design, potete aggiungere un design vuoto, pennetta più widget, ne avete integrati alcuni, pochi in realtà, da quando l'ho comprato io, però avete già il leaderboard, è un po' cambiato, quando l'avevo comprato io erano quasi tutti, come dire, liberi. Vi andiamo a vedere, sono curioso di vedere quanto costa Sim Dashboard, vediamo se c'è il prezzo, adesso ve lo dico. Disinstalla. Volevo dirvi quanto costava, ma non lo trovo. Vabbè, quello, figa, dai, Sauri, ve lo trovate da voi, non rompetemi i marron glass. Che cazzo vi devo dire? Comunque costerà 2-3 euro, proprio una puttanata, forse 4. E, però, come vedete, potete con un account installato su, io ce l'ho installato su 1, 2, 3, 4 telefonini, tutti li ho registrati su un account, sono il telefonino della zia, il telefonino che avevo quando ero giovane, il telefonino che mi ha lasciato mio papà che non usa più, il tablet che avevo comprato 10 anni fa, quindi costi veramente irrisori, ma il piacere di fare così a me mi esalta personalmente. Avere su il mio plasticone la possibilità di scrivere, farmi apparire tutte le informazioni che voglio, mi piace. Avere il leaderboard sul cruscotto mi piace. Avere una console centrale mi piace. Io normalmente lavoro così. Tempistiche, il 90% dei pulsanti non li utilizzo, ma sta bene, sta veramente bene e mi fa sentire a bordo. Spero di avervi insegnato qualcosa di carino anche stavolta. Ve lo ripeto, la button box non serve un cazzo, sono tutte cagate, scusate il termine, non volevo essere, fare differenze di genere, che nella vita non ne faccio, ci mancherebbe, siamo tutti amici, però obiettivamente servono poco a poco, è un cazzo queste cose qua. Del resto anche il simulatore nella vita serve poco e ha un cazzo, ma noi ci divertiamo con poco e quindi rendiamo il nostro divertimento più figo possibile. Lo abbiamo fatto, ve l'ho spiegato, fatelo anche voi, andate a inculare telefonini a destra manca nella vostra famiglia e tempestatevi la vostra postazione. Grazie per essere stati con me e alla prossima, ciao ciao.